Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, io e le mie onde da spiaggia vi diamo il benvenuto in un nuovo video di Nero Corvino. Allora, in realtà pensavo fosse un'idea carina farle, ma ne sono pentita perché non mi garbano tantissimo. Perché le ho fatte con le trecce, quindi ho fatto delle tipo 7 trecce, 7-8 trecce in tutta la testa, e quindi chiaramente l'onda è venuta molto stretta. In realtà non mi stanno male, però sono un po' strane. Io non sono molto affezionata a questo tipo di onda, sono più affezionata al boccolo, quindi vabbè, visto tanto sono a casa, quindi... Allora, in questo video in realtà volevo affrontare con voi un argomento molto controverso, che è quello dell'ossidazione dell'enne. Faccio un piccolo appunto, magari per quelle persone che sono ancora alle prime armi. L'ossidazione è un processo che a cui viene sottoposto soltanto l'enne, quindi la Lawsonia inermis. È un processo che non va fatto con altri tipi di piante, non va fatto soprattutto con l'indigo, e va destinato soltanto alla Lawsonia inermis. Quindi quando parliamo di ossidazione, appunto, parliamo soltanto di questo tipo di pianta. L'ossidazione in realtà è un argomento appunto molto controverso, perché si divide in due filoni. Un filone che sostiene che l'ossidazione è utile e che quindi fa ossidare l'enne dalle 12 alle 24 ore prima di utilizzarlo, e un altro filone invece che non fa ossidare l'enne, ma lo prepara con acqua molto calda e poi procede, diciamo, nel breve tempo all'applicazione della pastella. Ora, che cos'è l'ossidazione? Allora, l'ossidazione non è altro che una reazione chimica che si può osservare nel momento in cui appunto la pastella di enne entra in contatto con l'ossigeno che c'è nel nostro ambiente, all'interno appunto dell'atmosfera, e parte nel momento in cui la polvere di enne, quindi la Lawsonia inermis, entra in contatto con l'acqua e perdura fino circa alle 72 ore, perché l'enne ossida fino alle 72 ore, 48-72 ore. Tant'è che, come dicevo in questo video che vi lascio qui in alto nella bandina, il vostro colore effettivo lo riuscirete a vedere dopo 2-3 giorni, perché appunto il colore si assesterà dopo questo lasso di tempo. Quindi comunque l'enne, anche se voi l'avete sciacquato via dal capello, continuerà il suo processo ossidativo. Che cosa succede? Quando noi andiamo a miscelare la nostra polvere di Lawsonia inermis con dell'acqua, diamo luogo al processo ossidativo. Che cosa fa questo processo ossidativo? Ma ci sono dei rumori in sottofondo, mi danno fastidio. Questo processo ossidativo non fa altro che dare modo al lausone, che è appunto la molecola colorante della Lawsonia inermis, di essere rilasciata. Quindi praticamente il lausone, che è una molecola esclusiva della Lawsonia inermis, che è appunto anche l'unica pianta che ha il lausone ed è l'unica molecola che si lega in modo, diciamo, permanente al capello. Infatti non ci sono delle altre erbe tintorie o piante ayurvediche, come ad esempio sidre, cassia, che si legano in modo permanente al capello. Infatti, quando molte ragazze mi chiedono: ma io non voglio fare l'enne, non c'è un'altra pianta che si lega in modo permanente al capello nello stesso modo in cui la Lawsonia si lega? No, ragazze, non ci sono altre piante che si legano nello stesso modo in cui si lega la Lawsonia, perché non hanno il lausone, che non soltanto è appunto la molecola legante, ma è anche la molecola tintoria, che dà origine quindi al colore rosso tipico della Lawsonia inermis. Detto ciò, con l'ossidazione questa molecola praticamente viene liberata. E che cosa succede? Succede che ovviamente è pronta per legarsi ai nostri capelli. Quindi nel momento in cui viene rilasciata, entra a contatto anche con tessuti, entra a contatto con il cotone, con i capelli, con la fibra della lana, che è una fibra molto simile ai capelli umani, praticamente si lega. Direi in modo quasi permanente, perché
In realtà è molto difficile poi liberarsi della lausonia, cioè ci sono ovviamente trattamenti che la vanno a rimuovere, anche naturali, ma chi ha provato questi trattamenti mi può confermare che comunque è difficile liberarsi dalle stratificazioni, soprattutto di lausonia, perché è dura a morire. Quindi detto questo, questo benedetto lausone, per fortuna o per sfortuna per alcuni, si lega in modo direi quasi permanente. Ora, questo lausone, come ho detto poc'anzi, viene diciamo rilasciato nel momento in cui si viene a formare questa pastella, quindi nel momento in cui la lausonia entra a contatto con un liquido, mettiamola in questo modo. Fuoriesce a prescindere dalla temperatura, dall'ambiente, dalla temperatura dell'acqua. La differenza sta nelle tempistiche. Se tu vai a mettere, ad esempio, l'acqua molto calda, unendola appunto alla lausonia, questo darà luogo ad una cosiddetta ossidazione veloce. La chiamo così in questo video per differenziarla poi dalla ossidazione lenta che vedremo dopo. Quindi, che cosa vuol dire? Che se voi, ad esempio, utilizzate dell'acqua molto calda per preparare il vostro Enne, la preparate bene, fate una mezz'oretta di riposo e poi l'andate ad applicare sui capelli, praticamente il lausone verrà rilasciato mentre sui vostri capelli. Mentre quando voi l'andate a preparare con dell'acqua fredda e la lasciate riposare, quindi la lasciate ossidare all'interno di una ciotola ricoperta con pellicola per circa 12-24 ore, il lausone sarà rilasciato all'interno della ciotola per poi essere successivamente applicato. Allora, giustamente la domanda ovvia è: ma allora, visto che questo lausone viene comunque rilasciato con dell'acqua calda e io ho la possibilità di applicarlo subito, perché struggersi l'anima facendolo ossidare un bottazzo di ore? E qui arriviamo al dunque. Nell'ossidazione, diciamo così, veloce, in cui appunto il lausone viene rilasciato mentre sui vostri capelli, punto 1, noi non sappiamo quando effettivamente quel tipo di polvere che noi stiamo utilizzando rilascerà il lausone. Perché? Perché noi non possiamo empiricamente osservare la fuoriuscita del lausone. Cioè, noi possiamo, ad esempio, fare una posa di 3 ore, 2 ore, 4 ore e comunque non avremmo dato il tempo necessario a quella polvere di far fuoriuscire il lausone. Quindi noi potremmo anche andare a risciacquare i capelli e inconsapevolmente non avremmo dato alla polvere il tempo di fare rilasciare questo lausone, perché è una cosa che non possiamo osservare empiricamente. Cioè, io l'ho visto quando, ad esempio, in passato non facevo ossidare l'Enne per molte ore, ma lo preparavo con acqua molto calda e lo applicavo. Ho notato che facendolo ossidare per 24 ore o 12 ore, dipende il clima che avete in casa, io ottengo delle colorazioni molto molto più profonde. Perché questo? Perché io vado ad applicare l'Enne nel momento in cui il lausone è già fuoriuscito, quindi io sono sicura che quella molecola tintoria andrà sulla mia testa nel momento in cui sta avvenendo il picco tintorio. Mentre invece, quando voi l'andate ad applicare, che ancora non ha cominciato questo processo ossidativo, anche se l'avete applicata con acqua calda, voi non avete la certezza empirica, cioè non potete osservare che il lausone sta fuoriuscendo, oppure durante la vostra posa, che ci sono anche delle pose brevi, attenzione, cioè non tutti sono pazzi che dormono con l'Enne o fanno pose di 6-8 ore come le faccio io, cioè ci sono persone normali che fanno delle pose di 3-4 ore, ovviamente. E metti caso che nel giro delle 3-4 ore che tu fai di posa, il lausone non è stato correttamente rilasciato e quindi vai anche a dimezzare il risultato che poi avresti se invece l'avessi fatto ossidare. Possono accadere molte cose in realtà che vanno ad inficiare poi l'effetto che vogliamo. Io in passato non facevo ossidare mai l'Enne. E effettivamente, come vi dicevo prima, vedevo che non avevo una colorazione così profonda, poi come effetto, cosa che invece ho notato quando ho cominciato a fare ossidare l'Enne. E ve lo dimostro anche in questo video che vi lascio qui in alto, dove facevo vedere insieme al test con il picramato quanto colora un Enne puro lasciato ad ossidare e quanto colora un Enne puro non lasciato ad ossidare. Ecco, lì ve ne accorgete palesemente perché vi ho fatto proprio il test empirico sull'Enne
sul risultato che si ottiene con o senza ossidazione. E io da lì mi sono convinta, ho detto wow, forse questa cosa è utile. Il fatto è che è vero, si può comunque avere l'ossidazione sia con quella veloce sia con quella lenta, ma con quella lenta io vado a mettere l'NN nel momento in cui c'è il picco tintorio, nel momento in cui io lo prendo proprio nel punto in cui sta rilasciando il lausone, perché io lo vedo empiricamente fuoriuscire, quindi la mia ciotola sarà colorata di un colore diverso. Infatti quando l'NN rilascia il lausone, proprio la pastella si tinge di un colore molto rossastro, e se tu vai a scostare la pastella e vai appunto a scostare la parte superficiale, vedi che sotto la pastella è di un colore, mentre sopra appunto nella superficie della pastella c'è tutto il pigmento rossastro che è stato rilasciato. Ecco, per me quello è indice di sicurezza tintoria da un certo punto di vista. Mentre invece se tu lo vai ad applicare sul capello, puoi anche, cioè è un terno all'otto, ti può uscire un bel colore come anche non ti può uscire, magari perché la qualità della polvere non è fantastica. Cioè io anche con l'ossidazione lenta ho potuto constatare che ci sono delle polveri che rilasciano lausone lentamente, che lo rilasciano molto velocemente, anche in medesime condizioni ambientali, semplicemente cambiando la marca dell'NN, semplicemente cambiando la qualità della polvere nelle stesse condizioni ambientali. Cioè io dico, in casa c'era freddo la prima volta e freddo la seconda volta, un NN di una marca mi ha ossidato subito, cioè nel giro di 8 ore io potevo applicarlo, e l'altro nel giro di 22 ore non aveva ancora raggiunto il picco tintorio. Quindi questo che cosa vuol dire? Che uno, se l'avessi messo sui capelli, non sarebbe mai ancora ossidato. Quindi siamo lì. Io dalla mia esperienza posso ricavarne che l'ossidazione lenta, quindi quella che voi fate fare al vostro NN per 12 o 24 ore a seconda dell'ambiente, è molto utile. Dalla mia esperienza, giù vi lascio linkata una tabella molto conosciuta in realtà tra noi capellone ennefile che vi spiega in modo molto dettagliato in realtà come dovete giostrarvi per quanto riguarda le tempistiche. Posso dirvi che per quanto riguarda l'ossidazione lenta io mi regolo così. Allora, se in casa c'è molto caldo, quindi siamo stagione estiva, quindi che siamo in maniche corte, diciamo, io lascio ossidare l'NN per circa 10-12 ore, preparato ovviamente con acqua fredda. Mentre se siamo in inverno inoltrato, in casa c'è molto freddo, ovviamente se non abbiamo i termosifoni accesi, la lascio circa 24 ore. Quindi parliamo di un lasso di tempo che dipende fortemente dall'ambiente dove viviamo. Ovviamente se stiamo in pieno inverno e abbiamo i termosifoni accesi a manetta, è chiaro che l'ossidazione sarà ancora più breve. Ecco, quindi regolatevi in questo modo. Io comunque la tabella ve la lascio, però magari potete anche gestirvi, ecco, un po' come faccio io, alla buona, comunque il risultato è garantito. Io consiglio sempre l'ossidazione. La cosa in realtà un po' noiosa è che ovviamente se decidete all'ultimo di fare l'NN, ecco, non potete fare ossidare molto bene, a meno che non conosciate la polvere che utilizzate. Se dite io questa polvere la uso ormai dal Giurassico, so esattamente come si comporta, allora vabbè, potete anche prepararla all'istante e mettervela in testa. Però io consiglio l'ossidazione anche per un approccio conoscitivo di qualcosa che non abbiamo mai utilizzato, perché come dicevo prima, basta cambiare marca, qualità di NN, che la polvere, da quello che ho proprio visto nelle mie esperienze pregresse appunto con la Lausonia in Hermis, basta cambiare polvere, già cambiano anche i tempi di ossidazione che ha una polvere rispetto ad un'altra. Quindi quello che posso dirvi è questo. E detto ciò, io spero di avervi detto tutto riguardo a questo argomento, e ovviamente ragazze, io ve lo dico, potete scrivermi tranquillamente qualsiasi tipo di perplessità abbiate, informazione, qualcosa che non avete capito, e soprattutto fatemi sapere come lo fate voi l'NN e se comunque vi trovate bene, se riuscite anche a beccare, ecco, il picco tintorio nonostante non facciate magari l'ossidazione di tipo lento. E io e le mie beach waves vi salutiamo qui e noi ci vediamo al prossimo video.